Eisen si riporterà su Bauer e magari su altri atleti, tra cui anche l'Edelman citato in precedenza da te. Tutto è possibile, diciamo che gli stacchi non sono ampi, a differenza di altre occasioni, per cui c'è spazio per rimonte da lontano. È anche vero che un tandem Frenz e Luatabé, buttandola sul ritmo, potrebbe anche arrivare al traguardo in coppia. Non dimentichiamo che Johannes Ruse, che partirà come settimo con 21 secondi di distacco, è in grandissima condizione, è riuscito a 3 vittorie consecutive. Per cui è vero, c'è spazio per la rimonta, ma davanti ci sono anche atleti con qualità nel fondo. Ecco, stavo guardando, ritornando un attimo sul salto di ieri, proprio facendo un attimo mente locale alla stagione, un Clemensen che, se non sbaglio, è una delle poche volte che l'abbiamo visto lontano dalle primissime posizioni dopo il salto. Ieri era decimo, se non sbaglio. Sì, hai detto bene. Over Clemensen è un po' calato dopo i giochi olimpici ed effettivamente nelle ultime gare ha fatto fatica. Però la Norvegia ha trovato un ottimo Sjöbotten. Sjöbotten è un combinatista con caratteristiche speculari a Clemensen. I risultati nella prima parte della stagione sono stati comunque di buon livello, ha vinto un paio di gare costantemente tra i migliori 10. Poi è improvvisamente calato come prestazioni nel salto, gli è mancato quel cambio di marcia dei mondiali della passata stagione nel fondo, e in automatico tanti atleti gli sono arrivati davanti. Oggi sono curioso di vedere che cosa potrà combinare Jason Lamichapuis, perché nelle ultime gare non è stato brillantissimo. Beh, insomma, infatti è quello che sono curioso anch'io di riuscire a capire. Soprattutto, sinceramente ti devo dire, sono curioso di vedere Alessandro. Ormai si volta stagione, si penserà alla prossima stagione. È una stagione dove le cose non sono andate come anche lui si aspettava anche lui. Sì, però il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo vuoto, perché comunque l'Italia è riuscita a sistemare il discorso World Ranking List anche grazie a Pittin. Pittin sui trampolini normali o piccoli che dir si voglia riesce a limitare i danni. Chiaramente tra primavera, estate e autunno bisognerà lavorare su trampolini di altre dimensioni, cambiando qualcosina dal punto di vista tecnico. È chiaro che poi lui è riduce da diverse cadute importanti in tempi ancora abbastanza recenti, quindi è necessario che qualcosa gli si sblocchi anche nella testa. Però devo dirti che io la stagione non la valuterei negativa, anzi più sul positivo che sul negativo. Beh, direi con tutto quello che è successo sono d'accordo con te, Massimiliano. Certo che se parti qua a fare un po' il ragionamento del senno di poi all'inizio della stagione, dici insomma arriviamo con un Pittin che era stato protagonista olimpico a Vancouver, poi problemi che ha avuto, conoscendo la caratura dell'atleta, e qui dico soltanto la caratura dell'atleta perché noi l'abbiamo seguito per anni, Pittin, si sa che quando è Pittin che sta bene è temibile per tutti quanti, se riesce a limitare, come dicevi tu, i danni sul trampolino. Sì, apro e chiudo parentesi, ci sono anche altri due italiani in gara, c'è Samuel Costa che parte per 47esimo, deve recuperare 1,36, e poi Lucas Rungaldier 50esimo, deve recuperare 1,46. Per quanto concerne Pittin, sicuramente ci sono stati dei problemi negli anni passati, però la direzione presa in questa stagione mi pare quella giusta e potrà solo migliorare sul trampolino. La caratura nel fondo non è in discussione, è giovane perché è un prodotto del 1990, il prossimo quadriennio olimpico dovrà essere il suo, probabilmente lo sarà, peraltro anche compagni di squadra competitivi, Bauer, Costa in particolare. Io credo che ci sia un contesto favorevole all'interno della squadra italiana per portare a casa risultati di un certo prestigio negli anni che verranno. Allora, qui siamo ovviamente sulle prime battute di gara, Max, ne approfittiamo anche un attimo per discorrere sulle ultime cose. Il giorno che ti ha più impressionato, cioè quello che ha lasciato secondo te un po' il segno, se c'è stato ovviamente. Beh, se tu con giovani intendi junior, sicuramente il finlandese Erola, che ha dimostrato di avere qualità in entrambi i segmenti di gara, un ragazzo del 95, sarà junior anche il prossimo anno e credo che possa dire la sua da qui fino al 2018 e anche più avanti. Intanto segnaliamo che Pittin è partito abbastanza bene, ha già recuperato diversi secondi rispetto alla testa della gara ed è nel gruppo con Magnus Moan, questo è fondamentale. Fare gara di coppia con Moan all'inizio per cercare di riportarsi su quelli davanti. Come dicevi te, infatti lo vediamo lì, non è partito, ho visto, vabbè, sposta poco gli equilibri comunque il russo Nebev.
Esatto. È l'unico che non è partito al momento. Invece è partito molto forte Armin Bauer, che ha tirato giù in 700 metri già una decina di secondi. Bauer che si è portato su Taylor Fletcher, viaggia insieme allo statunitense, non è lontano da Pittin. Pittin invece nel gruppo guidato da Mohan, ecco, diciamo che ci sono 15-20 atleti racchiusi nel giro di una quindicina di secondi, per cui rischiamo di vedere un grandissimo gruppo all'inseguimento dei due combinatisti più completi di questo periodo storico, Erik Frenzel e Akito Watabe. Purtroppo Watabe ha un grosso limite, non è dotato di uno spunto veloce nel finale, quindi negli arrivi in gruppo, comunque anche in coppia, tende a perdere, ma è un combinatista straordinario ed in carriera ha già vinto segmenti di gara di salto e segmenti di gara di fondo. È l'unico giapponese nella storia ad esserci riuscito, chiaramente nel fondo, poi nel salto ne abbiamo avuti tanti. Ecco, stavo andando a guardare anche fra le partenze, come giustamente stavi citando te, ho visto Coxen che è partito abbastanza bene perché ha già recuperato, ridendo e scherzando, quasi una decina di secondi, un po' meno a dir la verità. Quindi anche lui è partito bene come Kierkegaard. Adesso poi ovviamente vedremo il discorso. Questi due tendenzialmente stanno facendo gara a sé, da quanto ho visto. Stavo guardando anche il tracciato, Max, perché il problema sono gli strappi sulle salite. Ma è un tracciato con tanti saliscendi, io lo definirei abbastanza impegnativo, poi vedremo che cosa dirà il cronometro, perché sovente la difficoltà del tracciato è data dalla neve del giorno. I due davanti sono in grado di impostarla sul passo. In questo momento Kito Watabe sembra più in condizione rispetto a Frenzel. È chiaro che se Frenzel resta con il giapponese poi nel finale 8 volte su 10 lo batte. Bisognerà capire se da dietro qualcuno riusciva a riportarsi sotto. Ad esempio, dopo 700 metri Johannes Rydzek non ha guadagnato sul 2 di testa, e questa è una notizia importante. Che cosa significa? Che probabilmente Rydzek verrà risucchiato dal trenino di Mohan e anche di Pittin e forse Bauer. Andiamo a vedere, a questo punto siamo 2,5 km, quanto hanno messo di distacco? È aumentato, se non sbaglio, sensibilmente, sì, poi alla fine neanche tanto, un paio di secondi è aumentato il distacco, ci può anche stare. Diciamo che la Misha Puyi e Johannes Rydzek hanno mantenuto il distacco che avevano in sede di partenza. Rydzek partiva con 21 secondi da recuperare, ne ha una ventina adesso da recuperare, però Mohan e Pittin stanno facendo la voce grossa e a breve si riporteranno sul gruppo di Johannes Rydzek. E attenzione anche ad Armin Bauer, che è lì in 19ª posizione, non troppo distante da Pittin. Quindi mai in questa stagione, dopo 2,5 km, gli italiani sono stati messi così bene. Stavo guardando, prima ne abbiamo parlato, un Fletcher ha recuperato non poco anche lui, perché è arrivato a 37. Sì, insieme a Bauer. Ovviamente io stavo parlando di Taylor Fletcher. Certamente. Gli addetti, non il fratello. Sì, guarda, Taylor Fletcher sta riportando Bauer sul gruppo di Mohan e Pittin. E Bauer è un atleta che ha tenuta, sia lui che Pittin, da giovanissimi vincevano tante gare di sci di fondo. Per cui non dovrebbe pagare troppo questi 2,5 km iniziali con ritmo oltremodo sostenuto. Certo che i due davanti sanno come impostare una gara di testa, sia Frenzel che Akito Watabe. Le vittorie di Akito Watabe nella combinata nordica sono sempre arrivate con uno schema di gara di questo tipo, con lui davanti ad impostare un passo costante ma in grado di farlo rimanere davanti fino alla fine. Ecco, secondo te, è un po' difficile ipotizzarlo adesso, un arrivo in volata è ipotizzabile, io non sono tanto convinto per come potrebbero svilupparsi le cose. Ma loro chiaramente impostano la gara per arrivare in coppia da soli. In volata chiaramente Frenzel ha qualcosa in più rispetto ad Akito Watabe. Bisognerà vedere se Akito Watabe tenterà un attacco magari prima, però lo stesso Frenzel sovente le gare le ha risolte a un chilometro dalla fine con attacchi magari nel tratto più duro della salita. Che cosa potrebbe succedere? Sinceramente non lo so, bisognerà capire quale sarà la strategia di Mohan e di Pittin, che si sono già riportati su Johannes Rydzek, sulla Misha Puyi, per cui dietro alle due lepri c'è un gruppo molto folto con tanti fondisti di grande qualità. Guarda che roba, quanti sono dietro? Saranno una quindicina? Sì, anche di più forse, un bel gruppetto bello compatto. Vediamo, qui arrivano con la Misha, poi Gruber, Rydzek, Denifel, Scelbote e poi Alessandro a 29 secondi, come dicevi te. Andato in guadagno, Mohan, anche un Mohan, il grande vecchietto, sta tenendo bene, come si suol dire. Beh, Mohan in questa stagione ha fatto vedere cose interessanti nel fondo. Invece ho l'impressione che Bauer non sia riuscito a tenere il passo di Taylor Fletcher, purtroppo, e quindi
nel momento in cui bisognava attaccarsi al treno di Pittin e Mohan, gli è mancato qualcosa e ha perso parecchio in questa prima parte del secondo giro. Sto guardando a 47 secondi se non sbaglio, sì, 17esimo in questo momento con Seidel praticamente e Lucas Klaffer. Invece gli altri italiani sono in 45esima e 47esima posizione, 45esimo Costa, 47esimo Rungaldier, viaggiano in coppia e la zona punti è lontana, direi una trentina di secondi abbondanti, anche qualcosa di più, fai 40. Mi sembra che si sia anche leggermente fra virgolette inchiodato Coxlin, se non ho visto male, anche lui non ha guadagnato tantissimo adesso. Mi pare che Coxlin sia nel gruppo di Armin Bauer. Anzi no, si è proprio saltato. L'ho visto, secondo me è saltato Max. Sì, sì, è a 1:08 di distacco Coxen, che però è reduce da un virus influenzale, quindi non è al top della condizione. Kim Heisen si è riportato su Armin Bauer invece. È ancora quel postumo olimpico che ha Coxen, secondo te? Una ricaduta post-olimpica, chiamiamola così. Certo che anche per lui è una stagione poco fortunata, se vogliamo. Ma anche lui ha avuto un ottimo inizio, anche una fase centrale di qualità, poi chiaramente è mancato ai giochi olimpici, non ha fatto parte del quartetto norvegese che ha portato a casa loro squadre e poi si è ammalato subito dopo i giochi olimpici, per cui sì, alla fine bilancio non eccezionale per un atleta che può anche vincere spesso e volentieri. Frenze fa fatica a tenere il passo di Akito Watabe. Giapponese, l'abbiamo sentito prima in telecronaca, questo è Alessandro Pittin se non sbaglio, che sta conducendo il gruppo degli inseguitori e alle sue spalle c'è anche, vedo la Misha Pui e Rudzek. Esatto. Poi Bernard Gruber e Mohan, che però ha perso qualche colpo. Col 21 risale di prepotenza Jürgen Grobach, attenzione a lui soprattutto nei finali in volata. L'impressione è che solo Johannes Rudzek, atleta in grande condizione di forma, riesca a tenere il passo di Pittin. Magnus Mohan, che è partito forte, non è riuscito a rimanere in scia a Pittin. Questo è un tracciato impegnativo, l'abbiamo capito. Akito Watabe nel frattempo stacca Rick Frenzel, non si sta mettendo male per Pittin dal punto di vista tattico. Beh, insomma, se Pittin è quello che abbiamo visto diverse volte sugli sci stretti, io mi aspetto veramente che possa, poi magari sono io che mi illudo, giocarsi il podio, almeno giocarselo. Poi, è lì in terza posizione al momento, si sta portando dietro Johannes Rudzek, atleta molto forte in volata. Frenzel fatica però a stare con Watabe, per cui non verrebbe male il fatto che Erik Frenzel magari si staccasse da Akito Watabe. Akito Watabe sembra in grande condizione di forma però. Beh, infatti l'abbiamo sentito prima nell'intervista, è stato anche un po' scaramantico se vogliamo, perché gli ha detto non hai vinto, non hai ancora vinto, e lui ci prova perlomeno. E stare davanti a Frenzel non è certo una cosa facile. È chiaro che le condizioni, come dicevi te Max, lui è veramente in uno stato di forma notevole, come mi sembra in buono stato Alessandro a questo punto. E magari mi immagino, mi aspetto, presumo che questi tre qua prima o poi si stacchino rispetto agli altri. Ma guarda, Pittin ha recuperato una decina di secondi anche nel secondo giro. Adesso tra quelli dietro sta facendo la voce grossa Jürgen Grobach, che ha saltato via Mohan e cerca di riportarsi sul gruppo di Pittin. Con Pittin ci sono la Misha Pui, mi pare Bernie Gruber e chiaramente Johannes Rizek. Vediamo, da un punto di vista tattico non si è messa malissimo, però non è facile andare a riprendere due davanti. Fletcher l'ho visto a 28 secondi, poco di più, quindi anche lui non sta andando abbastanza bene, piuttosto bene anzi. Passa Armin Bauer, che è staccato di 50 secondi, al momento è quindicesimo, direi non male. E aspettiamo anche il transito di Costa e Rungaldier, che dovrebbero aver recuperato qualcosina sulla zona punti. Akito Watabe dà l'impressione di avere una grandissima facilità di azione. Nell'ultima gara disputata ha fatto segnare il miglior tempo sugli sci, se non ricordo male, o comunque una delle ultime. Frenzel è al gancio, però non dimentichiamo che in volata lo devi battere e soprattutto nei finali. L'impressione è che il miglior Frenzel dopo i giochi olimpici non si sia mai visto, proprio a causa di un malanno che l'ha colpito nel corso dei giochi olimpici. Quindi non una sorta di appagamento da Coppa del mondo. No, assolutamente. Poi sai, le gare le ha vinte principalmente Johannes Rizek dopo le Olimpiadi. I due non è che siano grandissimi amici. Se può Frenzel, la Rizek concede zero, però l'altro ha avuto più qualità nelle ultime gare disputate e ha sempre avuto la meglio. E qui vediamo proprio una Watabe decisamente in forma. Io non lo so, secondo me vedremo poi nei prossimi chilometri, cercherà di rimanergli dietro e poi andare via. Come hai detto te Max, è in difficoltà, voglio vedere soprattutto se dietro il gruppo a 21 secondi dove c'era Alessandro riesce a rintuzzare, perché è questo che mi interessa capire. Intanto Grobach ha riportato sul gruppo di Pittin anche Mohan e altri atleti, tra cui Taylor Fletcher.
Taylor Fletcher ne infila... No, forse Fletcher no, sai. François Brault mi pareva col 16, Fletcher facciamo attenzione. Vediamo. Stavo guardando. Pitin, Rizek, Lamy, Gruber, Grobak, Mohan, Brault. Eh sì, Fletcher è l'ultimo di questo gruppo. Però Fletcher nei finali, magari in volata, non è troppo temibile. Certo, lì con Pittin ci sono ottimi fondisti. Quello che fa più paura è Jürgen Grobak e poi Johannes Rützek, che non dimentichiamo, ha vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo. Come dice te, è in grandissimo stato di forma. Anche sì. Se... io ci si potrebbe aspettare un colpo di coda anche dal francese, teoricamente. Dici la Micha Puig? Sì, sì. Beh, è un altro che in volata si è sempre ben districato. L'abbiamo visto diverse volate, le stesse volate con Alessandro Pittin. Era in altre condizioni, ci sono la Micha Puig in quel periodo, e anche sì. Alessandro. Su questo non c'è dubbio, intanto sempre Kito Watabe davanti, questa è località in cui i giapponesi hanno ottenuto risultati importanti. Kenjo Givara vinse un mondiale qui nel 93, poi vinse in Coppa del Mondo nel 95. Ci prova anche Akito Watabe, che in questa stagione è stato un grandissimo piazzato, gli è sempre mancato quel quid per vincere. Poi è stato sfortunato perché si è ammalato a gennaio in un momento decisivo. Dietro sempre il Pittin a tirare. Attenzione, attenzione Max, perché qua sono praticamente in linea Pittin e... No, aspetta, è un'illusione ottica, vedevo Jason Lamisha qui, ma in realtà c'è sempre Rudzek che sì. Gli sta... è un po' leggermente distaccato, mi sembra, un pochino, ma proprio poco. Ma sì. Rizek sembra quello più brillante nel mantenere il passo di Pittin. E poi due norvegesi. Sì, in particolare Grobak, che è partito col 21, ha scavalcato quelli che aveva davanti e adesso proverà a rimanere in scia Pittin e Johannes Rizek. Davanti Frenzel fa sempre una fatica incredibile a mantenere il passo di Akito Watabe, però Akito non ha altra strategia per provare a vincere questa gara. Deve proseguire sul passo e magari deve staccare Frenzel. Per quelli che inseguono, il fatto che Frenzel si possa staccare potrebbe essere anche positivo, perché poi il Frenzel attuale è battuto in volata da tanti di quelli che inseguono, Grobak, Mohan, ma lo stesso Pittin. Sto guardando in Casa Italia Lucas Lungadie, 39esimo adesso, 1:48, e credo che sia quello che chiude il gruppo degli italiani. Sì, mentre Costa è 41esimo, viaggiano ancora in coppia, la zona punti è distante poco meno di 30 secondi, tra 25 e 30 secondi. Come dicete, Watabe sta allungando, se ne sta andando. In difficoltà Erik Frenzel. Anche eh sì, ma Luca era prevedibile perché comunque nelle ultime tappe di Coppa del Mondo si è difeso, ci mancherebbe altro, ma non si è mai visto meglio Frenzel. Invece Bauer è 15esimo, ma viaggia con un gruppetto di atleti che si riporterà su quelli che sono dalla decima alla 12esima posizione, per cui anche Bauer può provare a entrare tra i migliori 10. Non sarà facile, ma ci sono delle possibilità. Ultima tornata, Kito Watabe saluta Rick Frenzel e se ne va. E quindi verosimilmente non vedremo un arrivo, probabilmente adesso mancano, cosa sono, 2,5 km, non vedremo un arrivo in volata, mentre qua siamo con Magnus Mohan, anche lui, se l'ho visto bene, era lì in mezzo. Magnus Mohan che ha avuto qualche problema. Infatti stavo guardando. È saltato completamente Magnus Mohan, intanto non come ipotizzavo più. In questo giro il gruppo di Pittin non ha guadagnato niente su Akito Watabe. Anzi, ha perso qualcosa perché era a 21 secondi Max, quindi ha perso sì. Un secondo di fatto. Ma guarda, Akito Watabe è uno dei primi 5 fondisti del circuito, c'è poco da fare. Se la butta sul ritmo in pochi possono giocarsela. Però Pittin è lì ed è in zona podio, per cui sicuramente sta disputando una gara di qualità. Chi gli può dare fastidio tra i compagni di avventura? Beh, in caso di arrivo in volata, Grobak, Rizek e la Micha Puig, senza dubbio. Anche se ho visto, se non mi hanno ingannato le immagini, un Rudz che era leggermente più staccato rispetto agli altri due. Poi dopo voglio rivedere. Era lì con Pittin e Grobak. Allora ho visto male io, mentre qua Akito Watabe sto vedendo bene, se ne sta andando. Sì, questa è una località che dice bene agli atleti nipponici. Poi Akito Watabe è un abitué sul podio in stagione. Mi pare che ne abbia già conquistati 6 di podi e devi aggiungere il secondo posto nella prima gara dei giochi olimpici, per cui è atleta di assoluta qualità. No, hai ragione, si è staccato. No, allora, alla fine Rizek. Avevo visto perché sì. Era una mia, non, mi sembrava un'impressione mia, però ho visto che si stavano staccando loro due. Guarda, devono sperare Pittin e Grobak che in qualche modo Frenzel salti completamente. A quel punto
potrebbero esserci a disposizione due posti sul podio. Grobak in volata è un bruttissimo cliente, l'abbiamo già visto in occasione dei giochi olimpici. Direi che Akito Watabeo ormai è indirizzato verso la vittoria numero 5 in Coppa del Mondo e prima stagionale. Per il secondo posto è ancora aperta la lotta, perché Frenzel è alla portata di Pittin e di Jürgen Grobak. Beh, non c'è tanto, adesso sono 19-18 secondi. No, ma guarda, lo prendono sicuramente in questo tratto in salita, perché Frenzel è saltato in chiara difficoltà. Completamente saltato Eric Frenzel, e bisogna dire che Watabe è partito con veramente un ritmo non indifferente. Frenzel probabilmente non ne ha più in questa parte della stagione, Max, c'è anche da dire questo, lunga. No, non è al top della condizione per via dei malanni che l'hanno colpito, però mi permetto di dire una cosa: se Akito Watabe porta a casa salti da prime tre posizioni, con la forma che ha attualmente sugli sci, è il numero uno nella combinata nordica, non è in discussione questo, e oggi sta vincendo di prepotenza. Ecco, chiaramente adesso Jürgen Grobak e Alessandro Pittin cercheranno di rifiatare per poi provare ad avere la meglio su Frenzel. In palio c'è la seconda posizione, però attenzione, l'Italia si gioca il primo podio stagionale a livello individuale, perché nelle staffette a coppia un podio è già arrivato. Staffetta è sbagliato, prova squadra a coppia, staffetta è un'altra cosa. Anche se queste, comunque, l'abbiamo sempre detto, Max, hanno tutto un altro valore le gare individuali. Non c'è dubbio. Poco, ma sicuro. Io adesso vorrei capire se Frenzel sta cercando di tenere un attimo il fiato, cioè risparmiare un po' di energie per un'eventuale volata a tre, o proprio non ne ha più lui. No, non ne ha più Frenzel chiaramente, però in volata lo devi battere. Intanto Armin Bauer è undicesimo, ma in solitudine si sta riportando su Magnus Moan, per cui potrebbe chiudere tra i migliori 10. Adesso c'è l'attacco di Jürgen Grobak, Frenzel chiaramente non risponde, Pittin resta lì con il norvegese. Beh, diciamo che Pittin andrà sta a chiudere in secondo o terza posizione, quindi il podio ormai è acquisito. Saltato anche per il podio Frenzel, quello che avevamo vagamente ipotizzato. Io potevo immaginarmi sinceramente che saltasse fra primo e secondo. Per il terzo forse pensavo ancora che riuscisse a tenere, però. Beh, sai, una volta che l'hanno raggiunto due fondisti del calibro di Pittin e Grobak, questo è vero, no, pensavo riuscisse a tenerli dietro, non c'è riuscito. Sì. Tanto Akito Watabe mantiene, direi, una quindicina di secondi di margine su chi insegue. Siamo praticamente a meno di un chilometro dalla fine, dietro stanno andando a tutta, però Akito Watabe è tranquillo e ci godremo questa volata tra Grobak e Pittin, che hanno caratteristiche molto diverse. Chiaramente il norvegese ha leve superiori in uno sprint, ha qualcosa in più, però Pittin ha vinto delle gare in volata in carriera, dobbiamo tornare a Chenove. Ecco, Jürgen Grobak è il peggio che ti possa capitare in una volata, questo va detto. Un cliente decisamente scomodo. Io su Frenzel a questo punto ho dei seri dubbi anche per la quarta posizione, perché se non ho visto male gli stanno arrivando abbastanza vicini anche gli altri. Adesso c'è la discesa che porta nello stato del fondo, dovrebbe resistere Frenzel per il quarto posto. E qui intanto ci si prepara alla vittoria di Watabe. Credo che possa tirare anche un attimo il fiato a questo punto il giapponese, arrivare in scioltezza. Ed è una vittoria meritatissima, settimo podio stagionale in Coppa del Mondo, ma solo la prima vittoria. Chiaramente resta la soddisfazione per l'argento olimpico individuale. Attenzione a Grobak, che è riuscito a mettersi davanti ad Alessandro. Adesso arriva il momento forse più bello di tutta la gara, ovvero quello della volata finale. Sì, però come ti dicevo, Jürgen Grobak è un pessimo cliente. Due medaglie d'oro ai giochi olimpici, una individuale e una squadre, e lui è stato l'artefice dell'oro a squadre. Però vediamo, PT sembra in forma e la salitina finale potrebbe dare un piccolo vantaggio a PT. Alessandro, mi sembra leggermente indietro, Grobak purtroppo. Guarda, Alessandro ci ha provato, però Pittin contro Grobak in volata può poco, ma tutti possono poco contro Grobak in questo momento. Abbiamo un podio regale di atleti tutto sommato ancora nel pieno della carriera. Watabe è un classe 88, Grobak 91, Pittin 90. Ecco, di questi tre risentiremo parlare anche nel prossimo quadriennio olimpico, e anche di Frenzel, che è quarto. Frenzel quanto arriva? 19 secondi, beh, insomma, la Misha Pui quinto, sesto François Bro. Beh, grande prova per i transalpini, la Misha Pui da segnali di vita, Rizek oggi non riesce a vincere, chiude comunque tra i migliori 10, ottavo dovrebbe essere Gruber e poi vediamo se Armin Bauer riuscirà a chiudere in decima posizione. Vediamo, arrivano là in fondo, è lui, eccolo lì. Eccolo lì, Armin grande Bauer. Gara anche di Armin Bauer, perché dopo un primo giro affrontato a tutta era difficile poi trovare forze nel finale per essere competitivo e chiudere addirittura nono. Beh, raramente abbiamo visto l'Italia andare così bene a livello individuale. Altra cosa, Max, se guardi il tempo di Rudzek, quel 26 e 9, rispetto alla partenza,
ha perso, cioè è arrivato rispetto a chi stava davanti, ha perso, è arrivato con un 5 secondi in più rispetto a quanto aveva di gap in partenza. Però questo, attenzione, questo ti dimostra che Akito Watabe in una gara contro il cronometro potrebbe essere anche superiore a Johannes Rydzek. Poi la controprova non l'avremo mai. Oggi direi che il miglior tempo sugli sci lo fa segnare Jürgen Grobach. Pittin dovrebbe essere secondo come tempo sugli sci, però due italiani nei primi 10 non è cosa da tutti i giorni. Bauer sfiora il miglior risultato in carriera, quest'anno è stato ottavo a Tchaikovsky, però un nono posto a Falun con tutti i migliori vale di più di un nono posto a Tchaikovsky, gara con tante assenze. E qui invece c'erano tutti. Vediamo Fletch, no, l'altro Fletch, questo è Brian Fletch. Ecco, attenzione, Rungaldir 29esimo, grande rimonta, quindi tre italiani in zona punti. Rungaldir, che ti dirò, probabilmente è andato con il passo di Akito Watabe. Hanno fatto segnare lo stesso tempo, Akito Watabe meglio di un secondo, vuol dire che Rungaldir è andato forte. Anche Costa non male, 34esimo. Beh, direi gara decisamente interessante in casa Italia. Direi, no, più che interessante, sì, hai ragione, interessante, ma dal punto di vista proprio pratico anche soddisfacente come risultati, perché comunque insomma tre appunti non capita spesso, Max, o non è capitato spesso in questa stagione. Sì, esatto, non è capitato spesso, però qui ne abbiamo due tra i migliori nove e uno sul podio. Nell'ultima gara stagionale arriva il primo podio individuale in casa Italia, direi che ci può essere soddisfazione. La stagione, l'ho detto anche in sede di presentazione, resta positiva e Pittin zitto zitto archivia il podio numero 10 in carriera a livello individuale. Adesso c'è solo da sperare che questa, intanto qua vediamo a Watabe che giustamente si rilassa, c'è solo da sperare appunto che il lavoro che è stato fatto, che Alessandro non abbia più i problemi che ha avuto quest'anno a un certo punto e che si possa lavorare in pace per pianificare la prossima stagione, anche se non ci saranno le Olimpiadi. Sì, però ci sarà un campionato mondiale in questo contesto, un contesto che è gradito agli italiani, l'abbiamo visto, sul trampolino piccolo si possono difendere, il discorso trampolino grande è più complesso, ma il trampolino grande di Falun non è così estremo e dà l'impressione di non essere un trampolino da grandissimi distacchi, quindi attenzione perché i prossimi mondiali per le caratteristiche degli italiani sono forse il meglio, addirittura meglio rispetto a Predazzo. Speriamo anche per Max, facciamo una piccola parentesi, che vada anche un po' meglio la questione salto per quanto ci riguarda rispetto a quest'anno, ovviamente. Beh, lì è un pochino più difficile. No, lo so, certo, non sto parlando con loro, non si può parlare di podio, far paragoni del genere, perché è impossibile in questo momento, però qualcosa in più, qualcosa che funzioni un po' meglio. Guarda, ci vorrebbe. Durante i giochi olimpici ho più volte spiegato un concetto che per tanti è difficile da capire, però ci torniamo sopra. Il salto speciale, a qualcuno non piace il termine speciale, a me piace e lo uso, quel qualcuno che non lo usi non ci interessa, però il salto speciale è la Formula 1 delle discipline invernali, ancora più del bob, ancora più dello slittino, ancora più dello skeleton. C'è uno studio su ogni piccolo particolare. L'Austria investe una quantità di denaro incredibile, addirittura sulle alchimie chimiche che servono per andare più forte in run. Ci sono investimenti sulla galleria del vento, sono coinvolte le università. Non è facile per un paese come l'Italia essere competitivo nel salto. Se ti nasce il super talento, allora ci puoi provare, ma se no anche i risultati tra i migliori 30 sono qualcosa difficile, di importante. Poi tu hai detto giustamente una cosa, Max, che sono coinvolte gli studi l'università con gli studi e le ricerche, che questa è una cosa veramente importante, perché ti dà la possibilità di evolvere. Ma chiaro, in Austria, in Germania si investe tantissimo, la Polonia ha un budget impressionante, la Slovenia inizia ad averlo, la Norvegia idem, insomma è una specialità in cui è difficile emergere per l'Italia, però ci si può provare. Come, Luca? Iniziando magari a dialogare di più con quei paesi dell'arco alpino, vedi Svizzera, vedi Francia, che magari non hanno un grandissimo numero di praticanti e neanche tanti impianti a disposizione. Poi la Svizzera ha avuto anche dei campioni come Hammann o Andrea Skuttelin, ma potrebbe vincere una più forte in run. Ci sono investimenti sulla galleria del vento, sono coinvolte le università. Non è facile per un paese come l'Italia essere competitivo nel salto. Se ti nasce il super talento, allora ci puoi provare, ma se no anche i risultati tra i migliori 30 sono qualcosa di importante. Poi tu hai detto giustamente una cosa, Max, che sono coinvolte gli studi l'università con gli studi e le ricerche, che questa è una cosa veramente importante, perché ti dà la possibilità di evolvere.
Ma è chiaro, in Austria, in Germania si investe tantissimo, la Polonia ha un budget impressionante, la Slovenia inizia ad averlo, la Norvegia idem, insomma è una specialità in cui è difficile emergere per l'Italia, però ci si può provare. Sione, ma questo è un fuoriclasse, ha vinto solo 5 gare in Coppa del Mondo, ma potrebbe vincerne ancora tante. Chiude terzo nella generale, stagione dominata dai tedeschi che hanno vinto 10 delle 17 gare in calendario, sono tante. Sì, poi ho visto anche tante bandiere norvegesi nelle prime 12-13 posizioni, sì. Max. Ecco Luca, questa gara era fondamentale per la classifica nazioni, nel senso che la Norvegia tra oggi e domani doveva recuperare 136 punti sulla Germania. L'impressione è che oggi la Norvegia abbia perso punti sulla Germania. Per